Ragazzi, ragazze, bentornati sul mio canale. Un grande benvenuto per chi è nuovo e che mi segue da poco. Bene, oggi giornata un po', diciamo, diversa dal solito. Non è il solito video, ma è un video haul perché sono tre aziende che vi voglio fare insieme perché di ognuna ho preso pochissima roba e ho fatto praticamente un ordine di turnover di cui avevo bisogno. E ho aggiunto due o tre colori nuovi che adesso vi farò vedere. Quindi parleremo di Alias Cosmetics oppure La Femme, meglio conosciuta come La Femme, parleremo di KB e parleremo di Crystal Nails e parleremo di Amy. Scusate, sono quattro le aziende, mi sono persa un'azienda per strada. Ok, pazienza. Ma andiamo avanti. Ho preso di ognuna due o tre cosine, appunto. Partiamo da Alias Cosmetics, che come al solito hanno fatto praticamente una nuova collezione natalizia di sei colori, sempre, che io però non ho preso. E sinceramente perché erano colori molto belli, per carità. Vabbè, viene corredato il tutto con un omaggino e con diverse brochure, e non so neanche parlare. Con un codice sconto che viene dato per inserire nel carrello, ve lo lascio qui in modo che è valido dal 1° al 31 gennaio. Ve lo lascio qui in modo che possiate fare uno screenshot e utilizzarlo magari per i vostri acquisti. E è una nuova collezione, appunto, che riguarda il Natale. E io non mi ricordo esattamente il nome, però se l'acquistate completa. Sono sei colori, ne pagate 5 e uno lo avete in omaggio. Ma sinceramente erano tutti colori glitterati. Io dei glitterati ne ho diversi, e tra cui appunto un rosso, un blu, un verde, molto Natale. Ma avendo già dei glitterati, tra l'altro anche esageratamente ottimi dal punto di vista della qualità e della performance, che sono quelli appunto delle Crystal Nails della Sense, ho preferito ampliare di due colori e basta la linea Sense che ho di Crystal Nails, piuttosto che prendere di nuovo tutta una collezione intera di sei colori di La Femme, che sinceramente insomma mi lascia appunto il tempo che trovo perché ci sono dei glitterati che io ho già in catalogo, come ad esempio il verde glitterato che voi sapete che ve l'ho fatto vedere tempo fa nei video precedenti che avevo preso dalla Sense, della Crystal Nails, che è meraviglioso. Quindi avere dei doppioni nel cassetto sinceramente anche no. E tra l'altro, inciso, non avrete il video novità di Passione Unghie di questo mese. Perché di nuovo una collezione di glitterati. Voi sapete che io alcune cose di Passione Unghie mi piacciono, alcuni glitterati mi piacciono, ma sono sempre gli stessi colori e io sinceramente non ne posso più. Mi dispiace non potervela presentare, porterete pazienza, avrò meno visualizzazioni purtroppo questo mese perché so che Passione Unghie è una di quelle che mi porta alle stelle le visualizzazioni. Ma considerate il fatto che ciò che io vi presento, che anche non è Passione Unghie, sono comunque sempre colori favolosi che potete avere tranquillamente nel cassetto o averne uno o due, anche se sono un pochino più costosi di Passione Unghie. Ma considerate che anche un 4 ml, 5 ml, un 9 ml, che non è il 10 ml di Passione Unghie, vi dura comunque tantissimo. Quindi spendete qualcosina in più, però dovete fare talmente tante refill per poterlo esaurire che ne avete veramente per sette castighi. Quindi io preferisco avere un colore di qualità, di pigmento ottimo, di autolivellazione favolosa e di performance top, piuttosto che avere tantissimi colori da poco, tra virgolette, o che mi danno una performance mediocre e purtroppo in alcuni casi Passione Unghie lo fa questa cosa. Quindi quando ne vale la pena io vi presenterò sicuramente anche in un futuro le novità di Passione Unghie. Se non ne vale la pena, credetemi, è sempre la solita minestra riscaldata e sinceramente io di avere tanti colori simili nel cassetto mi sono anche un po' stufata e di spendere dei soldi praticamente per niente alla fine della fiera, anche perché vado sempre poi ad utilizzare i colori top, i colori migliori, che sia Amy, Crystal Nails o KB, perché mi dà, o anche La Femme, perché mi danno un risultato diverso e soprattutto superiore. Quindi torniamo a noi.
finito, chiudiamo l'inciso. Allora, torniamo alla FAM. E dove ho preso appunto tre cosine proprio basiche, 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 ho preso solo un colore della collezione nuova, ne ho preso solo uno che è questo qui, che adesso vi farò vedere. Io li ho già stesi su Tip, così abbiamo risparmiato tempo e tanto li ho fatti vedere tante volte stesi e sapete già le performance che hanno. Dunque, dovrebbe se, ricorda, dunque, mi ricordo, dovrebbe chiamarsi Shiny Secret. Segreto risplendente in italiano, la collezione nuova. Se non avete tanti glitter nella vostra collezione, vi consiglio di prenderla perché a onor del vero, qualità-prezzo ottima, quantità prodotti 9 ml, vi dura tantissimo e le performance di questi colori della FAM sapete che a me piacciono tanto, 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 tanto. Quindi non è un top di gamma, ma si, diciamo, si colloca su una fascia di mercato medio, medio-alta, quindi ottimo. E quindi tutto mi arriva con questo codice sconto che vi ho fatto vedere, 15% a gennaio, non è male se dovete fare ancora un refill di prodotti che dovete ricomprare, è ottimo. Ovviamente non è applicabile su prodotti che sono già scontati. La collezione dei nuovi prodotti, dei nuovi colori è già scontata, quindi non avete un ulteriore 15%, sappiatelo. Però dovete sapere anche, lo dico per chi è nuovo o per chi non mi segue da tanto, se voi fate il primo ordine sul sito Alias Cosmetics e siete nuovi, inserite i vostri dati, vi iscrivete alla loro anagrafica, al loro sito e avete di default un 10% sul primo ordine, che non va però a cannibalizzare stavolta i prodotti che sono già scontati. Quindi se voi pagate 64 euro il kit nuovo Shiny Secrets di questa praticamente nuova collezione, che è già scontato perché costerebbe sui 74-75 euro, però avete un ulteriore 10% stavolta, quindi non va a cannibalizzare gli sconti già in essere. Poi qui vi fa vedere le Sweetest Fall, che è la collezione autunno 2022 che vi avevo già presentato la scorsa volta, e il Tropical Addicted, che penso sia una delle collezioni estive più belle che ha fatto vedere, ha fatto uscire la FAM, e anche di questa quest'estate vi avevo già fatto il video. Quindi vi faccio vedere quello che ho preso allora dalla FAM. Questo è un omaggino, è molto 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 carino, che adesso apriamo insieme. Dovrebbe essere uno specchietto, questo sono veramente superato, un omaggino di Natale molto gradito. Vediamo esattamente che cos'è. Lo apro insieme a voi perché non l'ho ancora aperto. E che carino, guardate. Bello, bello, bello. È uno specchietto da tenere in borsetta con il gancio. Carino, molto. Molto bello. E quindi ho preso, allora, dopo vi faccio vedere il colore, ho preso questi due stickers perché ho visto che gli stickers della FAM sono veramente favolosi, non si staccano come quelli di Passione Unghia che vengono sempre via purtroppo, quelli della FAM invece sono favolosi tanto quanto quelli di EMI, costano decisamente meno, quindi tanto vale riprovarli. Ho preso questo è il codice che vedete scritto qua. No, è scritto proprio all'interno del blister. Questo è il codice. Questi sono praticamente fiocchi di neve, molto bellini, tutti in stile proprio assolutamente natalizio. E qua abbiamo diversi stickers che sono anche questi molto carini. C'è il pan di zenzero, ci sono le campanelle, ci sono i donuts, ci sono le casine natalizie, insomma, i calzerotti e così via. Quindi una cosa carina da proporre alle vostre clienti in questo periodo. Vi lascio come sempre tutti i prezzi, non vi preoccupate. E nelle descrizioni vi lascio anche il link dove poter andare ad acquistare i prodotti. E questo invece è l'unico prodotto, l'unico colore che ho preso della collezione. È un 9 ml e mi piace molto perché è un glitterato nero e io non ne avevo in casa. Vedete il codice Z012, comincia per Z e non per H. Solitamente, lo dico sempre per chi è nuovo del canale, la FAM e tutti i suoi semi permanenti cominciano con H più il numero. Questa volta è Z, perché? Perché è una collezione a edizione limitata. Quindi se vi interessa prenderla, prendetela adesso perché non so per quanto resterà in catalogo e soprattutto hanno detto che alcuni prodotti, alcuni colori se verranno venduti e richiesti tanto, li inseriranno in
modo continuativo, però ancora non si sa. Quindi, se avete voglia di farvi un regalo, di spendere un po' di soldini, di comprare la collezione, fatelo adesso perché probabilmente dopo non sarà più possibile acquistarla, non entrerà in catalogo in modo costante. Allora, questo nero qui è molto particolare perché, se voi lo vedete, molto festaiolo, ha questi glitter che sono un po' multicolor. Vediamo, ecco, adesso forse li vedete meglio perché ho alzato un po' la luce. Sono multicolor, ha del blu, dell'oro, del platino all'interno su base trasparente. Adesso vi faccio vedere anche la tip, che è questa qui, su base trasparente. Eccola qua, guardate che meraviglia di colore che è. Quindi è un nero, sì, ma è un multicolor. E nonostante abbia una base trasparente, perché sia su base di gel trasparente, ha una pigmentazione talmente alta di glitter e una talmente quantità alta di glitter che, vedete, non risulta più trasparente, dato due mani, ovviamente, eh. Bello, bello, bello. Quindi questo mi mancava in collezione e l'ho preso. Questi per quanto riguarda il discorso La Femme. Ah, un'altra cosa, in ogni boccettino La Femme sul lapice del tappo voi trovate il codice colore e una goccia effettiva del colore presente all'interno. Quindi è molto comodo, se l'avete nel cassetto, recuperare mentre fate il lavoro. Poi di Crystal Nails ho acquistato questi due colori, il Flash Amarena e il Flash Royal Blue, per andare a completamento della gamma Sense che già vi avevo presentato la volta scorsa. Avevo preso, se vi ricordate, adesso ve li recupero. Se mi date solo un attimo di tempo, vi recupero subito i Sense. Recuperati i Sense, eccoli qua: il Nude, l'Emerald e il Grape. Come vedete, il viola e il verde io li avevo già in catalogo, cioè in catalogo, scusate, nel cassetto, e quindi ho preferito aggiungere due di questi colori per avere praticamente la gamma completa, quindi non mi interessava averli nella gamma di La Femme. Questi sono i tre colori che avevo presentato qualche mese fa e adesso vi faccio vedere su Kit come sono questi due colori, che sono un lavoro pazzesco. Hanno una luce all'interno che è incredibile. Sono pazzeschi, sono dei glitter che hanno veramente una performance sulle mani e sulle unghie incredibili. Sembra che abbiano all'interno dei diamanti e non dei semplici cristalli. Sembrano diamantati. E sono della linea Sense di Crystal Nails, cioè la linea top di gamma. Questo è il Flash Amarena, che questo, guardate, guardate che luce che ha. Peccato che poi in video, tra l'altro, non avete l'effetto vero e proprio di questi glitter, ma guardate, dovete fidarvi di me. Veramente brillano da morire, sono stupendi. Il pennellino è piccolino, un classico pennellino di Crystal Nails, che assolutamente non mi dispiace perché è molto molto carino. Sì, tra l'altro si lavora benissimo. E questo è il Royal Blue, anche questo con una colorazione pazzesca. Anche questo sono molto pigmentati, hanno tantissimi glitter all'interno. Fate attenzione nella stesura perché sono abbastanza fluidi, ma non tantissimo. Quindi, per chi è alle prime armi, io non li consiglio. Dovete essere un pochino esperte perché rischiate di fare delle unghie troppo cicciotte, che vi rimanga troppo ispessita e la struttura non va bene. Quindi dovete tirarli molto, tirarli tanto, perché così come avete visto anche la stesura dei precedenti, sono abbastanza corposi, non tantissimo, sono abbastanza corposi, non vorrei spaventarvi, però visto il costo del prodotto, sono tra l'altro un 4 ml, vado a memoria, ma secondo me sì, adesso ve lo dico subito, se lo trovo, non lo trovo, comunque è un 4 ml, fidatevi di me. No, qua sì, esatto, eccolo qua. E qua vi ho scritto in piccolissimo, adesso lo vedete, ok, 4 ml. E visto il costo del prodotto, insomma, per chi è molto principiante,
lo escluderei, insomma, come acquisto. Ecco, magari state su dei gel più facili, con una performance completamente diversa, come ad esempio per sulle unghie spendete meno, però poi successivamente passate a questi, perché questi sono veramente favolosi. E sono questi due. Guardate che luce che hanno. Bellissimi, bellissimi, bellissimi. Poi abbiamo, adesso ve li lascio intanto qua perché così li avete sotto mano tutti e tre quelli che vi ho mostrato. Della Amy, invece, anzi, la Amy lasciamo per ultima perché poi dopo così vi faccio vedere anche il cataloghino. E ho acquistato invece di KB due UV paint che sono dei rossi abbastanza tendenti all'amarena, quindi sono due rossi che in questo periodo sono sicuramente molto ricercati. Prima che me lo chiediate, il rosso invece che indosso io è il Monroe, mi sono fatta da poco il refill che è ancora qui e fa parte praticamente della collezione Nails in the City, dove c'è ancora, ma è di qualche anno fa, penso ci sia di 2 anni fa, dove penso sia uno dei rossi più belli usciti in gamma KB. Per me è un rosso bellissimo, un rosso sangue scuro, ma non scuro tanto, quindi scuro il giusto, è veramente molto bello. L'ho fatto adesso perché siamo in previsione del Natale, poi a Natale farò completamente qualcosa di diverso perché io non sopporto avere le unghie rosse per Natale. Voglio un po' distinguermi perché ne farò talmente tanto di rosso che arriverò veramente ad averne la nausea. Comunque, sono due UV paint. Per chi si è iscritto da poco al mio canale e non mi segue da tanto, cosa sono gli UV paint? Gli UV paint sono dei gel color di KB, sono i loro gel color, sono 8 ml, quindi sono assolutamente convenienti nell'acquisto, perché solitamente, come dico sempre negli altri video, ma lo dico sempre per chi si è iscritto da poco, e sono quasi il doppio. Quindi Crystal Nails, ad esempio, sono gli UV paint, i gel color sono da 4,5 ml, quelli di Passione Unghie sono da 5 ml, quelli di Amy sono sempre da 5 ml, quindi sono assolutamente convenienti. Fate talmente tanti refill che vi stancate veramente di utilizzarli. E sono molto, molto, molto pigmentati, quindi fate stesure sottili, sono ottimi per le decorazioni. Quindi diciamo che sono tra il gel color e il paint color, sono una via di mezzo tra il gel color vero e proprio e il paint color. Quindi voi potete fare decorazioni come se piovesse. Allora, ne ho presi due, ho preso Yak, che è un rosso un pochino più rosso, e questo invece è un rosso un pochino più fucsia. Uno è Alpaca, vedete? Molto belli anche questi, molto d'effetto per questo periodo. E sono talmente pigmentati, ma hanno una fluidità tale per cui non serve tutte le volte rimestare il boccettino. È ovvio che io quando ho fatto il mio refill ho usato il Monroe, è un gel color che ho da 2 anni, di conseguenza l'ho rimestato un pochettino, ma sinceramente non ce n'era quasi bisogno. L'ho fatto quasi diciamo per abitudine che è piuttosto che. E questo è Yak, è l'altro rosso che vi dicevo, ed è un rosso un pochino più vermiglio. L'altro è un pochino più fucsiato, questo è un pochino più vermiglio. Non c'entra niente, anche se il video falsa molto. Voi sapete che purtroppo i gel color sono, scusate, i colori rossi sono un incubo perché per voi sembrano tutti uguali, ma in realtà no. Quello che indosso io è molto più rosso sangue, questo che vedete è un pochino più fucsia. Io adesso amarena, diciamo così, ve li faccio vedere, vedete? Allora, questo è lo Yak e questo è Alpaca. Qua si vede la differenza dei due, bene. Se io metto il mio pollice, ah no, si vede, riusciamo a vederlo, guardate. Questo è più rosso, è il Monroe, e questi invece, vedete, hanno una punta più fucsiata. Nonostante che il Monroe sia per me meraviglioso, perché comunque non ha una punta aranciata. E io, se voi sapete, per chi mi segue da un po', sa perfettamente che io il rosso aranciato non lo sopporto. Questi sono i due UV paint, sono bellissimi. Stesura stratosferica, si livellano da Dio, facili da applicare. Questi li possono applicare anche le principianti e sono dei colori meravigliosi, con una stesura ottima e veramente con un risultato veramente veramente favoloso. Qui fate veramente un'ottima figura. Poi vi permettono di tenere la struttura sottilissima.
quindi perché sono talmente pigmentati che se voi tendete proprio a sottile la prima stesura, la seconda di nuovo sottile, non fatela abbondante perché comunque coprite completamente la struttura sotto. E poi, visto che il mio pellegrinaggio nei vari gel da poco mi ha riportato al mio amato Rico Pro e l'avevo completamente terminato, tant'è che la mia struttura del refill l'ho fatta con i campioncini che mi avevano mandato nell'ordine di 2 mesi fa, quindi ho usato praticamente il Rico Pro del campioncino che mi avevano mandato perché l'avevo completamente terminato nel cassetto, avevo terminato addirittura al 100 ml, quindi vuol dire che l'ho usato veramente tanto perché non c'è gel che comunque ti permetta una struttura sottile, allungata, snella e assolutamente duratura nelle 3-4 settimane. E per avere unghie sottili non c'è niente da fare. Tutti i gel che io ho provato da La Femme, da Nail For e Neonail, Crystal Nails, ni, perché ha dei gel che sono veramente molto molto validi, ma non c'è niente, cioè non c'è niente come Rico Pro o Refill Pro. Voi sapete che io sono innamorata di Refill Pro, ma in una struttura da fare su di me, io faccio fatica a usare il Refill Pro perché comunque mi cola troppo e quando utilizzo la mano sinistra faccio fatica, quindi Rico Pro per me è veramente un salvavita. Visto che avevo i campioncini che mi hanno mandato loro dove mi hanno mandato il clear, vi faccio vedere invece il cover cos'è. È una novità di più di un anno fa. Questa è la colorazione del cover. Vedete che ha una capacità autolivellante impressionante, si muove abbastanza nel vasetto, però. E salvo casi dove ci sono 40 gradi, avete 40 gradi a casa e quindi nel periodo estivo voi tranquillamente riuscite a farvi un refill e a farvelo su voi stesse. Quindi sulle clienti non è un problema, se stanno buone con le mani e non sono troppo cacciarone, ce la fate. Ha una colorazione bellissima. Prossimo giro lo proverò senz'altro. Questa volta invece ho usato il campione che mi ha mandato e questo è il Cover Builder Gel, il Rico Pro. È un gel che praticamente voi fate una stesura, la fermate ogni tanto sotto la lampada, poi fate un bel giro da 60 secondi e ha la grande, grande, grande prerogativa che pur essendo un gel pigmentato polimerizza completamente fino al primo strato della stesura. Quindi non ha problemi di pigmentazione per fermare la luce. Voi fate 60 secondi e lo trovate completamente, perfettamente pigmentato. Scusate, polimerizzato. E questo è una grande cosa perché alcuni gel, purtroppo di gamma inferiore, molto spesso fanno fatica a polimerizzare, non si polimerizzano mai perché la parte che rimane sotto la superficie tende a non ricevere la giusta dose di luce per potersi fermare. Quindi ottimo gel, ottimo prodotto e non c'è niente da fare, ragazzi. Quando bisogna fare delle cose, quando bisogna lavorare bene, io ho provato, ho cercato, voi lo sapete perché ve li ho presentati in diverse occasioni, ma a me hanno sempre deluso. Anche nel for, sinceramente, sì, mi piace, ma ni, veramente ni. E con questi io invece alla fine torno sempre qua. Come sono tornata qua sempre di KB con il mio amato cleanser. E avevate visto che vi avevo fatto il video di Nail For con il cleanser loro, quindi alla fragola che poi ne hanno in diverse colorazioni, penso alla mela verde, eccetera. Costa decisamente meno, sì, è vero, ma mi ha macchiato tutto il tavolo da lavoro. E io mi sono imbestialita perché non è possibile che un cleanser dove tu lavori continuamente, perché è un prodotto che tu utilizzi continuamente nel tuo lavoro, ti vada a macchiare il tavolo da lavoro. Ci ho messo una vita a farlo diventare pulito e era tutto macchiato di rosa, cioè perché vi scappa magari un pad, appoggiate il pad e usate praticamente la pompettina, vi vanno fuori un po' di goccioline, niente, avevo il tavolo macchiato, io mi sono data una incazzata pazzesca e quindi sono dovuta tornare al mio cleanser KB. Io non so che dire, ragazze, cioè io ci provo, ma alla fine della fiera, cioè,
quando uno poco spende più spende, probabilmente i nostri amati nonni ne avevano veramente ragione. Comunque, chiusi gli acquisti KP, arriviamo a Amy che mi hanno gentilmente inviato anche questa brochurina. Loro sono veramente favolosi nel girare, come si dice, pubblicizzare i prodotti. Sono molto molto attivi su Facebook, sono molto attivi su Instagram. E Caterina Miroshnichenko, lei fa video continuamente dove fanno unghie molto importanti che non sono a volte di mio gusto, io preferisco un'unghia più semplice, ma non vi lasciano mai soli. E come vi ho sempre detto, vi mandano continuamente delle brochure, vi fanno vedere come si utilizzano i prodotti in continuazione, cioè è pazzesco, voi non avete mai un dubbio di utilizzo dei loro prodotti. Questo ad esempio, vedete, è il loro, addirittura mi ha mandato il listino prezzi, dove ci sono i vari prodotti nuovi, le firmware base, le basi camouflage. Io questi prodotti non ce li ho perché non mi interessano. Qua c'è tutta la serie dei loro Emilac, quindi dei loro semi permanenti. Vedete che bello, bellissimo comunque. È praticamente mandato il nuovo listino dove ci sono le lime, eccetera. Io tante cose ovviamente non le acquisto perché non c'è da svenarsi, quindi. E vedete che bello? Alla fine vi mandano anche, vedete, un programma di formazione dove vi fanno vedere i vari tipi, tipologie di corsi che loro fanno. Ad esempio, il One Stroke è quello che ho fatto io. Ma è bellissimo perché vi danno un sacco di idee di lavoro. È bellissimo, cioè, vi danno sempre degli input pazzeschi. Quindi, detto questo, quindi ringrazio l'azienda per avermi mandato questa brochure che terrò cara. Allora, ho acquistato un top gel che mi serviva e questo colore è il 389, Swish of Silk. Anche questo io non ce l'ho in gamma, vi faccio vedere che cos'è. Questo è un top con all'interno dei micro glitter, delle pagliuzze. Adesso lo vediamo insieme e è l'unica cosa che stenderemo insieme perché questo non l'ho fatto, volevo vederlo con voi. Questo è il 389, quindi è il Swish of Silk, come vi dicevo, sono da 9 ml, il boccettino è una favola, il pennellino dentro è comunque una favola, si stendono da Dio e ha questa praticamente consistenza, vedete, semi-trasparente che sembra neve sciolta al sole ed è una, diciamo, una valida alternativa al discorso rosso del Natale. Infatti penso che il prossimo refill io sul Natale starò con questa colorazione qui. All'interno è una perlescenza pazzesca che non sa di vecchio, perché a me non piace il fatto che sappia di vecchio quando cominciano ad essere perlati, per me apriti o cielo. E con all'interno dei micro glitter sottilissimi color platino. Bellissimo, ve lo faccio vedere su tip, eccolo qua. Si vede poco perché comunque è un bianco, però è un bianco che, guardate, che ha una luce incredibile anche questo, una luce incredibile. Ottima livellazione, capacità autolivellante, si stende da Dio, cioè come sempre, cioè, non sto a ripetermi tutte le volte, ma cioè, no. Siamo dei prodotti qua, siamo su alta gamma, veramente su altissima gamma. Stupendi, stupendi, stupendi. E che io faccio in continuazione perché i miei clienti Emi la chiedono sempre. Tempo di polimerizzazione sono 60 secondi, non fate meno. Fate comunque sempre avanti e indietro un dito alla volta, li fate entrare in lampada, qualche secondo per bloccare il colore, poi alla fine fate un 60 secondi di fine polimerizzazione. Il Dramatic Top Gel invece, che è invece un top e un sempre 90, sì, 90 magari, è sempre un 9 ml. Come tutti i top gel di EMI, devono essere polimerizzati tassativamente 120 secondi in lampada UV LED. Non fate meno perché tendono ad opacizzarsi. E quello che ho indosso io è il Tackless, che è questo qua, vi faccio vedere, che penso sia uno dei top di gamma sempre della EMI, della top 10 dei più venduti. È un gel dove ha praticamente, è senza, è un, scusate, è un top senza dispersione,
È favoloso. Questo invece è un 15 ml, questo ha la versione un pochino più grandina, infatti vedete che il boccettino è un po' più grande. Io lo utilizzo sempre, lo utilizzo su di me, lo utilizzo sulle clienti. Quando faccio i colori EMI, sicuramente o KB, molto spesso lo vado a utilizzare, oppure il Quick Gloss, a seconda di come mi sento quel momento. Questo gel è, questo top è molto particolare perché all'interno, vedete, ha questi micro glitter, scagliettine di multicolore senza dispersione anche queste. Noi adesso lo andiamo a stendere perché voglio vedere con voi, ho già preparato qui la mia tip, voglio vedere con voi di cosa stiamo parlando. Allora, velocemente, perché sennò questo video diventa lunghissimo e non mi piace. Ecco, vedete, non va a inficiare il colore sotto. Non dà fastidio a quello che avete steso sotto di voi, quindi sotto sull'unghia, quindi potete metterci qualsiasi tipo di colore e questo lo potete intensificare o meno con le quantità giuste che desiderate, però vedete queste scagliettine sono fucsia diamantate sull'azzurrino, sul verde, sul rosso, no, di rosso non ce n'è, scusate, sull'oro. È bellissimo, mi piace un sacco. Guardate che bello che è. Quindi potete metterlo su qualsiasi colore. Lo potevo mettere anch'io, ad esempio, qua sul rosso, se avessi fatto un'unghia natalizia. Lo mettete in lampada, esce ed è praticamente già polimerizzato, non ha dispersione. Stessa cosa, come vi dicevo, mi raccomando, sempre 120 secondi, come tutti i top che avete della EMI. Tutti, mentre i top di Crystal Nails, voi sapete che ci vuole invece praticamente 90 secondi. Ci vogliono invece 90 secondi. KB 60. Comunque, di volta in volta chiedetelo nei commenti, io vi rispondo per avere praticamente un promemoria online. Quindi, detto questo, ragazzi, io ho terminato il mio video, ve lo metto qua così voi potete fare uno screenshot, avete sotto mano tutto ciò che, di cui abbiamo parlato in questa sezione. E che dire, sono molto contenta di avervi mostrato questi acquisti perché sono prodotti validissimi. Io adesso non sto a ripetermi di nuovo, sono prodotti che vi fanno veramente fare un'ottima figura. Le clienti sono sempre molto molto contente e soddisfatte perché lavorate veramente su dei livelli molto alti. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella per non perdervi i miei prossimi video. Vi lascio qui sotto in sovraimpressione il mio indirizzo Instagram, mi seguite anche lì. Sarà mia cura curarlo, se è un gioco di parole, un pochino di più, lo sto un po' trascurando, ma purtroppo non ho sempre il tempo di fare tutto quanto e causa lavoro, poi adesso andiamo contro un periodo di veramente al fulmicotone e se avete dubbi, domande, perplessità, me lo scrivete nei commenti, io in più breve tempo possibile vi vengo a rispondere e che dire, spero che con questo video di avervi dato un po' di consigli, un po' di chicche, un po' di così, un po' di avervi stimolato un po' la curiosità e su questi prodottini che sono non di nicchia perché non sono proprio di nicchia, ma non sono di amplissima divulgazione. Però credetemi, sono prodotti favolosi. Quindi, detto questo, vi mando un grande bacio, vi saluto, vi auguro una bellissima giornata e a presto al prossimo video. Ciao!